su RTL 105, collegato con noi in Zoom, Luca Capo Plaza. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Benvenuto. Luca, come stai? Tutto bene, voi? Molto molto bene, vediamo alle tue spalle un notevole arredamento, complimenti per la scelta dei dischi che utilizzi giustamente anche come ricordo dei successi. Grazie, grazie, grazie mille. Guarda, a caso vedo dietro di te un doppio platino con Aya Nakamura, con cui fatalità hai deciso di fare doppietta quest'anno con questa Panama, raccontaci qualcosa di più. Esatto, è un pezzo che è nato e doveva essere inserito all'interno del disco che è uscito a gennaio, ma per vari motivi non siamo riusciti a inserirlo, sia per il Covid e altre cose, sia per impegni vari, e abbiamo pensato di inserirlo nella Deluxe, quindi è un pezzo che è già datato di un annetto più o meno. E niente, è nata così molto, molto facilmente. Beh, noi abbiamo di fronte qui il vinile, la versione in vinile di questa Deluxe Edition, e arriva fino al lato D con tantissime collaborazioni. Come è nato il progetto e l'idea appunto di fare questa Deluxe? È nato proprio dal fatto di avere altri pezzi in ballo, come non solo Panama, anche un altro pezzo della Deluxe c'era, doveva essere all'interno del disco, poi sempre per vari motivi non abbiamo potuto, e ci siamo trovati con questi due pezzi. Avevamo già in mente di fare la Deluxe, l'abbiamo completata facendo altri tre pezzi e concludendo il tutto con questa Deluxe Edition. Senti, l'artista con cui hai collaborato, Aya Nakamura, è francese. Ora, Italia-Francia sono sempre stati cugini, poi da questo punto di vista calcistico, le recenti memorie un po' fanno sorridere noi, un po' loro. Avete parlato in questi giorni, visto che a loro non è che è andata tanto bene l'europeo? Guarda, ci ho parlato quando è uscito il video e da là non ci ho parlato più. Un po' di goduria c'è perché sono usciti calcisticamente parlando. Abbiamo fatto doppietta anche lì, Germania e Francia in due giorni. Sì, tra l'altro è internazionale ovviamente nella Deluxe, perché c'è anche il rapper tedesco, ci sono gli americani. Certo, quindi certo. Vabbè, il calcio è una cosa, dai. Il calcio è una cosa, certo. La musica è un'altra. Esatto, certo. E allora ti chiedono, perché ci sono un po' di messaggi per te dalle tue fans al 378-378-1025, dice: ma cosa fai per staccare da tutto e da tutti, oltre a fare musica? Guarda, vado in palestra, faccio box, che è uno sport che pratico, poi comunque esco con i miei amici, con la mia ragazza, sto in giro, cioè vivo la mia vita tranquillamente, non riuscirei manco più a fare musica, capisci? Non mi imprigiono in una prigione, certo, sono un tipo a cui piace stare a casa, non te lo nego, però cerco di vivermi la vita in maniera normale, quando posso viaggio il più possibile, è tutto qua. Very normal people, no? Esatto, in pieno target RTL 105, allora ce l'ascoltiamo insieme, che dite? Direi proprio di sì, con Capo Plaza featuring Aya Nakamura. Fuori onda stavamo commentando insieme il video, giusto Paolo? Sì, molto piacevolmente, perché c'è questa rappresentazione appunto di Capo Plaza da bambino, interpretato appunto da un attore bambino, ed è meraviglioso proprio l'atteggiamento, l'attitude che ha in questo video. Bella idea, Luca. L'hai scelto tu l'attore piccolo? Il piccolo te? Sì, dopo varie ricerche abbiamo trovato questo ragazzino che è stato bravissimo, anche la ragazzina che ha interpretato Aya è stata bravissima. È nata così, da un giorno all'altro, non potevamo beccarci ed Aya e abbiamo scelto di rivisitarlo in questo modo. Beh, l'idea penso sia uscito bene, dai. Sì, molto, molto, ma tu ti rivedi anche negli atteggiamenti oppure da bambino eri totalmente diverso? No, ero proprio così, avevo anche lo stesso tipo di cappello, lo stesso tipo di felpa, proprio voluto io vestirlo in quel modo perché ero così io da bambino, capisci? Ricordiamo le date del tour, visto che Capo Plaza sarà in giro soprattutto nel mese di febbraio: Venaria Reale il 17, a Roma il 19, poi si passa a Milano sempre il 22, sempre febbraio, Firenze verrà conquistata il 24, per chiudere invece a Padova il 26 di febbraio. Ci sono un po' di domande dei nostri ascoltatori, esatto. Al 378-378-1025. Ti chiedono, Luca, qual è il ricordo più bello che hai avuto con noi fan? L'ultimo, insomma, ricordo live che hai con la tua fanbase? Il concerto a Salerno, nella mia città, ti dico la verità, che è stato uno dei concerti più belli personalmente che ho fatto, uno dei ricordi, comunque avere i fan che supportano, comunque avere il supporto della gente
del tuo posto è una cosa differente ed è stata una cosa molto molto bella, capisci? Poi ci sono state tantissime altre occasioni, però a primo impatto la cosa che mi viene in mente è quella. E poi si dice che nessuno è profeta in patria, per cui è più facile o più difficile quando suoni a casa? No, hai detto bene, nessuno è profeta in patria, quindi è più difficile, c'è molta più tensione. Poi nella tua città è sempre difficile, se dalle altre parti ti accettano e ti supportano, magari nella tua città c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire, perché è così. Beh, certo. C'è qualche tuo vecchio amico che si è ricreduto, che magari non credeva in te e adesso invece ti fa i complimenti? Sai, mica solo amici, ormai amici sono pochi, penso più conoscenti che si sono ricreduti col tempo, ti dico la verità. L'importante è che non siano nemici. Brevemente, Luca, qual è il pezzo dell'album Plaza Deluxe Edition che preferisci? Ti chiedono i tuoi fan. Io personalmente pronto con il featuring inglese di Dion Wayne. Bene, bene, io ti ringrazio di aver fatto anche una traccia pensando a me, Ferrari. È convinto così, vabbè. Sono convinto anch'io. Luca, noi ti ringraziamo tanto, ti salutiamo, ricordiamo questa Deluxe Edition. Se vuoi dire qualcosa ai tuoi fan e agli ascoltatori. Grazie a tutti del supporto, ci vediamo presto con il tour. Non vi dico niente sulla musica, restate connessi, tutto qua. Oh yeah. Grande, ciao, salutiamo Capo Plaza che è stato con noi. Che carino. Ad avermi carino. Dedicato la traccia di moltissimo. Ma se ci vuoi credere, Fabrizio, sei libero di credere. Vabbè, scusami, ma lui arriva da un successo dell'anno scorso quando si cantava tutti insieme Chiero un Ferrari dorado. Visto? Ti hanno dedicato anche il modello dell'auto famosa, anche quella è dedicato a te. Sì, il cavallino e basta. Soltanto però rampante. Quello di Baracca. Guarda che citazione dotata ha fatto. Sai chi era Baracca? Come no? Guarda, hai il tempo alla pubblicità per scoprirlo.